I'm teacher Maria. Nelle scorse lezioni abbiamo studiato le paroline che riguardavano la nostra faccia, the face, e siete stati davvero bravi ad impararle tutte. Ecco qui, ci risiamo. Di nuovo queste frecce puntate su di me. Ma possibile? Oggi parleremo delle parti del corpo, the body. Body significa corpo e adesso impareremo a dire in inglese le parti più importanti. La testa, le braccia, le gambe, le mani, i piedi e le dita. Iniziamo dalla testa, che si dice head. Arm significa braccio. E no, non ha nulla a che vedere con le armi, eh? Gamba si dice leg. Ecco perché i leggings si chiamano così. Ok, abbiamo imparato a dire arm e leg. Ma noi non abbiamo un solo braccio e una sola gamba, ne abbiamo due. E allora dobbiamo aggiungere una S a queste due paroline. Arms, legs. La parola mano la conoscete già. Hand. Vi ricordate la canzoncina Wash Your Hands? Noi abbiamo due mani, giusto? E allora, anche in questo caso, se voglio dire mani, devo aggiungere una S. Hands. Foot significa piede. E a qualcuno verrà in mente il gioco del football, non è vero? Anche i piedi che abbiamo sono due. Ma stavolta la parolina cambia. Foot diventa feet. Lo so, l'inglese è una lingua strana. E per finire abbiamo le dita. Quelle delle mani si chiamano fingers. Quelle dei piedi si chiamano toes. Per oggi abbiamo finito. Mi raccomando, ripetete tante volte le nuove parole sulle parti del corpo. Bye bye children, alla prossima!